Ma quando vendo su Amazon FBA devo emettere la fattura o posso anche non emetterla? E quando vendo all'estero devo aggiungerci l'IVA oppure non devo aggiungere l'IVA? Ti dico tutto tra poco. Ciao, sono Riccardo Alievi e sono un dottore commercialista, uno dei titolari dello studio Alievi che ogni giorno aiuta dal punto di vista contabile e fiscale chi vuole vendere con Amazon FBA. Oggi volevo parlarti di fatturazione, cioè cercare di capire se quando vendi con Amazon FBA devi per forza emettere la fattura oppure no. Devi sapere che nel commercio online è possibile non emettere la fattura se non è richiesta dal cliente nel caso delle cosiddette vendite a distanza. Per essere considerata una vendita a distanza devono essere rispettate due condizioni. La prima condizione è che il tuo cliente deve essere un consumatore finale o un privato, oppure un soggetto che sia assimilato appunto a un consumatore finale, quindi intendo dire il caso di un soggetto con la partita IVA, ma che sta facendo un acquisto non inerente alla sua attività. Immagina il caso di un architetto che su Amazon compra un paio di scarpe da tennis. La seconda condizione invece è che il trasporto del bene acquistato a casa appunto dell'acquirente debba essere fatto dal venditore o da un terzo per suo conto. Quindi, se facciamo un attimo mente locale, possiamo dire che Amazon FBA rientra nelle cosiddette vendite a distanza, perché la prima condizione è praticamente quasi sempre rispettata. Infatti, i tuoi clienti sono quasi tutti dei consumatori finali, cioè dei privati. La seconda condizione, anche questa, è sempre rispettata perché la spedizione del bene che è stato comprato avviene non ovviamente da parte del venditore stesso, ma avviene da parte di un terzo fatto per suo conto. In questo caso è Amazon che per tuo conto spedisce la merce all'acquirente. Quindi, nel caso in cui rispettiamo queste due condizioni, appunto rientriamo nelle cosiddette vendite a distanza, non sei obbligato ad emettere la fattura, se non che il consumatore finale, cioè il tuo cliente, la richieda in fase di effettuazione dell'operazione, cioè in fase di ordine. Quindi, nel momento in cui tu hai già spedito la merce, il tuo acquirente non può richiedere la fattura, o comunque tu non sei più obbligato ad emettergli la fattura. Attenzione che però devi comunque certificare le tue vendite, cioè i tuoi corrispettivi. Come puoi farlo? Lo fai con il registro dei corrispettivi, quindi ogni giorno dovrai andare a indicare tutte le vendite che hai fatto, ovviamente in modo cumulativo, il totale del giorno, in questo registro dei corrispettivi. Ora che abbiamo capito quando devi emettere la fattura e quando non la devi emettere la fattura, cerchiamo di capire se comunque all'interno della tua vendita, che sia con fattura o che sia con corrispettivo, devi o meno inserire l'IVA, sia nei confronti di un consumatore finale italiano, sia nei confronti di un consumatore finale estero. Cominciamo col dire che ci sono ovviamente dei regimi semplificati come il regime forfettario che non hanno per sua natura l'IVA e quindi il problema non si pone. Se però rientri in un regime tradizionale, quindi una partita IVA non semplificata, devi porre attenzione se e quando aggiungere l'IVA alla vendita del tuo prodotto. Nel caso in cui tu stia vendendo a un cliente italiano e tu abbia ovviamente la partita IVA italiana e la tua merce sia in Italia, direi che questo è il caso più semplice, nel senso che dovrai sì aggiungere l'IVA e dovrai aggiungere ovviamente l'IVA italiana, quindi il tuo cliente pagherà l'IVA italiana. Il secondo caso più delicato è quando tu con la partita IVA italiana inizi a vendere a dei privati residenti in uno stato dell'Unione Europea, per esempio Spagna, Germania, Francia e così via. In questo caso, per verificare se devi applicare l'IVA italiana o no, bisogna andare a vedere quanto tu hai fatturato nei confronti di quel determinato paese. In questo caso ci sono delle cosiddette soglie di protezione che variano da 35.000 a 100.000 euro annui. Cioè, cosa vuol dire? Prendiamo il caso della Spagna che ha la soglia di 35.000 euro.
Se tu vendi meno di 35.000 euro di prodotti a dei consumatori finali spagnoli, allora dovrai emettere le fatture con IVA. Nel momento in cui tu supererai questi 35.000 euro di vendite ai consumatori finali spagnoli, sarai obbligato ad identificarti in Spagna e applicare l'IVA spagnola. Cosa vuol dire identificarsi in Spagna? Vuol dire che dovrai o aprire la partita IVA spagnola oppure dovrai trovarti un rappresentante fiscale che provvederà a fatturare per tuo conto con l'IVA spagnola. Bene, queste erano le informazioni che volevo darti sulle vendite con Amazon FBA, nello specifico sapere quando emettere la fattura e quando non emettere fattura e quando applicare l'IVA italiana o quando applicare l'IVA dello stato straniero in cui stai vendendo. In ogni caso, se hai bisogno di qualche chiarimento, inserisci pure la tua domanda nei commenti sotto a questo video, sarò ben lieto di darti una mano. Se invece hai bisogno di una sessione di consulenza con me o con mio fratello Massimiliano su Amazon FBA, su tutti gli aspetti contabili e fiscali, trovi il link nella descrizione a questo video su come effettuare la prenotazione. Per oggi è veramente tutto, ti do appuntamento al prossimo video su Amazon FBA. Ciao, alla prossima!